Gli ideali servono a formare e a costruire un senso di comunità, ancora oggi. E il ricordo degli ideali di libertà e di democrazia che hanno formato la nostra Repubblica vanno rinfocolati giorno dopo giorno nei giovani, coloro che saranno il futuro della nostra Repubblica Italiana. Viva la libertà, 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 viva la libertà. Da Piazzale Marconi, dove si sono ricordati i partigiani uccisi nell'ultimo giorno di guerra a Belluno, a Fiammoi, dove si è onorata la memoria dell'ultimo sangue innocente sparso dai nazisti in ritirata in quel primo maggio 1945, è risuonata una parola: libertà. Libertà per la quale si è combattuto, linfa vitale della democrazia, bene prezioso da conservare e consegnare alle giovani generazioni. E così come a Piazzale Marconi l'orazione civile è stata tenuta dal consigliere comunale Stefano Talamini, 23enne, così a Fiammoi, dopo la messa nella chiesetta Monumento alla Rossa, l'intervento rievocativo è stato affidato agli alunni e studenti della scuola elementare di Fiammoi e della media Nievo di Mordicadola. Perché aver scelto anni fa di considerare la scuola media di Cavarzano come un aiuto alle nostre cerimonie per tramandare poi negli anni e alle nuove generazioni il messaggio di no alla guerra e di pace, ecco, fosse importante. Oggi quel messaggio, almeno secondo me, è in buone mani. Si cominciano a esserci molte generazioni fra noi e quegli eventi. Credo che abbiamo la forte responsabilità di dire che la libertà e la democrazia sono valori ineliminabili e che tutti i giorni dobbiamo lavorare per questo e che dobbiamo ringraziare chi in qualche modo ha versato il proprio sangue per questo. La libertà non è uno spazio libero.